Susi e Patrizio News, io dalla redazione di Bologna, tu Susi mi senti da Roma? Sì, da Roma sono qua. Va allora, bene. La prima notizia che dobbiamo dare è che domenica 5 marzo, così come tutte le domeniche del mese, le prime domeniche del mese, i musei statali sono aperti. E allora ci chiediamo, è gratis, quindi c'è una quantità di persone che vanno, c'è stato un grande successo, speriamo anche da d'ora in avanti, mi chiedo anche se non si possa fare gratis, per dire, anche l'autobus, anche l'autostrada, anche le metropolitane. E stare, la prima domenica del mese, dai, gratis! Diamo la notizia, che non è una novità, ma ricordiamoglielo. Va bene, andiamo avanti, seconda notizia, lo dice il Corriere della Sera, l'Europa rischia un'altra estate da incubo, già cancellati 90.000 voli. Le aree più colpite sembrano essere appunto il Regno Unito, la Francia, l'Olanda e la Germania. Eh beh sì, ma del resto è una brutta notizia e una bella notizia, perché in realtà i nostri cieli sono pieni, pensate quanto consumo di carburante e tutto il resto. È bello viaggiare, però voglio dire, va bene, insomma, possiamo anche limitarci forse. Del resto, vabbè, l'anno scorso sono stati chiusi i cieli della Russia, perché appunto col conflitto, pensate un po', c'è anche questo problema. Sono ancora chiusi. E tanto è vero che appunto moltissime compagnie aeree, praticamente tutte quelle che hanno fatto l'embargo, diciamo, alla Russia, devono viaggiare diversamente e trovare altre rotte che saranno sicuramente più lunghe, perché quelle che passavano per la Russia erano più brevi, e quindi sì, ci sarà un grosso problema. Altro problema, notizia interessante, da pochi giorni a San Pietroburgo, nei cieli di San Pietroburgo, sono stati avvistati degli strani oggetti, anzi uno strano oggetto non identificato, per questo è stato chiuso ancora una volta il cielo di San Pietroburgo. Cosa potrebbe essere questo oggetto? Non lo sappiamo, ma diamo le notizie, no? Ma no, ci potrebbe essere un drone, potrebbe essere qualche cosa di rischioso, o potrebbe essere un UFO. E gli UFO, si sa, come è successo in Brasile, servono anche a disattivare i missili atomici. Vabbè, posso andare avanti con un'altra notizia? Avanti, sì. Allora, Fiumicino, al Terminal 1, ora i liquidi si imbarcano senza limiti. Dai! Eh sì, dopo gli scali pionieri in Italia di Linate e Malpensa, anche a Roma Fiumicino c'è un sistema di controllo per cui si possono imbarcare i liquidi. E ma che bello! Quindi allora anche le mamme, le puerpere con il latte, non dovranno più berlo, sì. non dovremo più assistere a queste scene meravigliose. Benissimo. Altra notizia? Altra notizia. Bene, allora, ad Agrigento, ecco qua, ad Agrigento la 75esima edizione del mandorlo in fiore, dal 5 al 12 di marzo. Ci sono stata ad Agrigento in quel periodo, è meraviglioso, che lo dico a fare. Ma non importa. Ecco, potete andare alla Social Street di Elvira, ve lo indico, perché andate ad Agrigento, in centro c'è la Social Street di Elvira, gente che si diverte moltissimo, gente fantastica. Ma non aggiungere commenti, dobbiamo dare le notizie. Vai. Per esempio, una notizia è che il 2024 sarà l'anno del turismo delle radici. Preparatevi. Cosa vuole dire? Cos'è il turismo delle radici? È il turismo di ritorno di tutti gli emigrati italiani all'estero e dei loro discendenti. Sono milioni di possibili turisti. Sono 70 milioni. 70 milioni. Che sono emigrati. Sì, fammi finire la notizia. Che sono interessati naturalmente a riscoprire le proprie radici, beh, quindi insomma anche mangiare i cibi tipici. Sì, ho già scritto al sindaco di Rocca Malatina per dire appunto che tantissimi emigrati di Rocca Malatina andarono, paese del Modenese, andarono appunto in Argentina, in un paese lontanissimo, eccetera, e tutti questi emigrati potrebbero ritornare anche a Rocca Malatina, questi piccoli borghi dai quali sono partiti un giorno e adesso potrebbero ritornare per vacanza. Sì, altra notizia,
i 5 migliori parchi nazionali italiani secondo Forbes. Ah, e chi sarebbero? Sì, la nota rivista statunitense ha stilato la lista dei parchi nazionali italiani più belli, che sì, sono cosa sarebbero? Parco Nazionale del Pollino, ah? Parco Nazionale della Maiella, ah? Parco Nazionale del Gran Paradiso, sì? Parco Nazionale del Golfo di Orosei e sì? del Gennargentu, e infine il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria. E Rocca Malatina? C'è non un c'è. Parco a Rocca Malatina? Sì, ma non è tra i cinque. Vabbè, ma cosa vuoi che sappiano gli americani? Dai, su, vabbè. Avanti. Donne in vacanza. Ah, è molto interessante perché secondo un'indagine di Tramondi, che è un'agenzia di viaggi, diciamo, il 63% dei viaggiatori sono donne che viaggiano da sole. E sì. Vi ricordo che anch'io ho fatto, cioè, il viaggio da sola, ma poi in compagnia, perché poi alla fine in compagnia ci si trova sempre gente in compagnia, a Cuba, da sola. E sì, in realtà, ecco, perché? Ma perché le donne sono più intelligenti, sono più creative, sono più chiedono informazioni quando sono in giro, sono amanti della cultura, non come voi. Vabbè, non commento, se non per dire che il 63% di quelli che viaggiano da soli sono donne, ma comunque vabbè, andiamo avanti. Il 63%? Sì, vabbè, abbiamo capito. Allora, una nuova ricerca svela il giorno in cui i biglietti aerei costano meno. No, perché voi sapete che c'è il discorso dell'algoritmo e bisogna dribblare l'algoritmo quando la legge dell'offerta e della richiesta sono in qualche modo un pochino sì, più... Sì, e quindi alla fine è martedì alle 2. Il martedì alle 2 voi potete prendere il volo, volete prendere tutto quello che volete e costa meno. No. È un'indagine che ha appurato questo. Vabbè. Adesso dovevi fare la pubblicità alla nostra rivista. Sì, devo fare la pubblicità alla rivista, ma non ce l'ho e quindi non so come fare a farvela vedere. Te la do, to. Benissimo. Turisti per caso in edicola, richiedetela. Se il vostro edicolante non ce l'ha, gli date un cazzotto e dite: voglio la rivista Turisti per caso Slow Tour. A parte il cazzotto che non è fine, ma non dovevo, forse non... Vabbè, io da Roma, lei no. No, io da Roma. TG del Turismo, Siusi Patrizio News. Alla prossima puntata. Alla prossima.